Hashim Baruch Peribit Nech Yeshua Miriam HaKedoshayim HaElohim Itpaleli Babenu Achotim Benissimo, abbiamo iniziato questa puntata, questa presentazione con un video bellissimo fatto da Claudia Pellegrino, la papessa MV, per presentare, freschi della presentazione del penultimo lavoro di Claudia sul multiverso, che vi invito a recuperare nei link sotto, per presentare oggi questo lavoro. Buonasera a tutti. Buonasera Claudia. Si dice che, diciamo, un libro non si giudica dalla copertina, però la copertina fa parte del libro ed è molto bella. E diciamo, lascia già presagire, insomma, che il contenuto è altrettanto bello. Stiamo parlando di un viaggio, possiamo dire tranquillamente, un viaggio mistico, fatto da te personalmente, sulla linea sacra di San Michele, tanto cara a molti, sul quale hai intrecciato una storia a dir poco notevole, perché tu in questo lavoro ripercorri le vie di Maria Maddalena. Adesso io non voglio spoilerare troppo, però qui si parla di sangue reale.
Il che, insomma, ci fa immaginare qualcosa che abbia a che fare con una linea di sangue, quindi una discendenza di Assolutamente sì. Yeshua e Maddalena. Insomma, ti saluto, saluto chi è collegato per partecipare a questa presentazione e lascio la parola a te, Claudia, prego. Grazie, saluti a tutti. Una precisazione, il video non l'ho realizzato io, ma l'ha realizzato Betty Locane, che è la mia assistente, oltre alla mia assistente, grande sorella e compagna di viaggio, giusto per onor del vero, insomma. Questo libro nasce dal mio personale viaggio e dalla mia personale ricerca che porto avanti da tanti anni. E da una chiamata che ho ricevuto nel 2018, quando ho avuto una vera e propria visione in piena notte, quando si sono presentati, diciamo, davanti a me i miei grandiosi maestri, Yeshua e Maria Maddalena. In realtà mi preparavano già da 3 anni a questo viaggio e quella notte fu un'esperienza veramente mistica, che mi ha spinto nel giro di 10 giorni a organizzare la partenza e insieme a mio marito a percorrere la Via di Michele. Via che mi ha cambiato profondamente e mi ha fatto non solo recuperare le prove della coppia sacra, quindi della vita dopo la resurrezione di Yeshua, del viaggio che entrambi hanno fatto sulla via di Michele e sulla via di Damasco, e della loro discendenza, appunto del sangue reale, discendenza che arriva fino ai giorni nostri e che attraverso, diciamo, la ricerca esterna mi ha portato a scoprire le mie stesse origini, origini che cerco da molti anni. Diciamo che la mia ricerca nel campo inizia da piccolissima. Perché chi mi conosce da sempre lo sa, io sono sempre stata particolare rispetto alla concezione comune e ho sempre cercato di andare oltre i piani del visibile, benché sia una mente molto razionale, in quanto ho sempre bisogno di trovare la prova poi di quello che è il mio intuito. Quindi c'è Nei stata. tuoi lavori, scusami, Claudio, nei tuoi lavori, diciamo, questa componente per chi li ha letti, per chi ha seguito anche le altre puntate, si capisce proprio che, cioè, insomma, non stiamo parlando di un romanzo, anche se è piacevole da leggere come un romanzo, però in realtà è quasi una ricostruzione storica quella che hai fatto. E oltre alle varie ricostruzioni di un livello veramente interessante per quanto riguarda gli altri lavori. Quindi questa cosa ti contraddistingue, cioè oltre a fare un certo tipo di percorso, cioè tu unisci un pragmatismo, diciamo, non indifferente. Quindi nel libro si parla di luoghi precisi, di riferimenti precisi, cioè non è una storia. No, niente di quello che è scritto è un romanzo. Molta parte dell'opera è autobiografica e poi è una vera e propria ricostruzione, cioè io mi sono basata sulle prove che ho trovato e poi diciamo ho proprio ricordato con dettagli incredibili tutto quello che è accaduto al tempo appunto al tempo di Yeshua e Maria Maddalena. E da lì ho scoperto quella che è la storia segreta, una storia che appunto voglio raccontare al mondo, che sono venuta, sono nata per raccontare al mondo affinché finalmente la verità venga alla luce. Nella precedente conferenza, una persona che ha ascoltato la conferenza mi ha chiesto dov'è Yeshua in questo momento. Bene, il ritorno era innanzitutto per la verità stessa, perché purtroppo in questi secoli che ci sono stati concessi all'umanità, perché al tempo di Yeshua l'umanità doveva già finire, e poi grazie al sacrificio di Yeshua e Maddalena abbiamo avuto tempo per redimerci, tempo per recuperare la strada di casa. Una strada che comunque abbiamo completamente dimenticato perché venendo meno le fondamenta del messaggio cristico,
venendo meno le fondamenta del vero cammino iniziatico, chiaramente le persone non sanno più qual è la strada di ritorno. E quindi anche le piccole anime, come vengono chiamate nel libro, no? Il libro si divide in due linee temporali. Una è la linea temporale che racconta i fatti accaduti dopo la crocifissione con dei flashback di eventi avvenuti prima, ad esempio l'incontro tra Yeshua e Maddalena, che questa sera vi vorrei leggere, o altri eventi che spiegano quello che è accaduto precedentemente la crocifissione, che spiegano le figure di Yeshua e Maddalena sia nelle loro caratteristiche fisiche e psichiche, sia nel loro compito iniziatico, nel loro ruolo all'interno del sacro ordine MV, che è l'ordine che loro stessi hanno guidato e che è un ordine molto antico che trae le sue origini nella tradizione stessa. La tradizione che nasce ad Atlantide, passa per l'Anatolia, arriva a Gerusalemme e poi si diffonde proprio grazie a questo viaggio che entrambi compiono su due linee, perché in principio partono separatamente. Yeshua percorre la linea di Damasco e Maria Maddalena percorre la via di Michael. Poi si rincontrano e continuano il loro viaggio insieme. Ma l'obiettivo è quello di seminare e coltivare i terreni, quindi accendere il fuoco, spargere la semenza della parola stessa, affinché l'essere umano appunto abbia la possibilità di redimersi e di comprendere qual è la strada, qual è il percorso che deve fare un'anima per poter trascendere se stessa e recuperare uno stato adamantino. L'essere umano è un essere caduto, la materia umana è una materia caduta. Tecnicamente, questo lo spiego nel mio libro Le chiavi del tempo, che so che tu hai letto perché ne abbiamo anche parlato insieme. È una tesi scientifica con deduzione matematica. E anche il Codice Aureo, che è l'altro libro successivo alle chiavi del tempo, è sempre una tesi scientifica, sebbene abbiano delle componenti esoteriche importantissime, perché io prima di tutto sono un esoterista, un alchimista. Quindi io parto da quello che è la vera medicina, l'alchimia è la base di ogni scienza e da lì arrivo alla scienza riconosciuta. Quindi cerco, il mio obiettivo è quello di mettere insieme scienza e tradizione esoterica per dimostrare all'essere umano che questi due piani non sono piani separati, ma è l'essere umano stesso che ha voluto dividere ogni cosa, dividit et impera, separa e governerai. E questo fa parte un po' del piano che non è il piano del rabbì di cui parla San Greal, ma è il piano che ci costringe ad essere schiavi. Noi, l'essere umano oggi, crede di essere libero, ma purtroppo non lo è. Noi ci illudiamo di, appunto, di avere una libertà, un po' ce ne siamo accorti nel periodo della pandemia, eccetera, no? Ma la libertà che noi crediamo di avere è solo apparente, perché l'essere umano in genere è soggiogato dalla materia, sia dalle leggi della materia che da tutti i fili che la materia stessa governa. E da lì si perde il vero senso della vita. E anche, se posso aggiungere, cioè, non so se la pensi così, cioè, anche da tutte le sovrastrutture che ci sono intorno proprio a questo messaggio, che diciamo, il fatto di dire che va spiegato in modo attraverso chiavi esoteriche, in realtà non è tanto strano e incomprensibile, perché diciamo la nostra stessa religione è molto criptica, è molto incomprensibile per certi aspetti, perché spiega delle cose in una maniera che non è facile o forse neanche possibile comprendere, è anche distorta, il che tu hai cercato, diciamo, in qualche modo di risolvere in questo libro, e quindi assolutamente, cioè, di rivelare quello che è in effetti il messaggio Cristo, cioè il messaggio di cui stiamo parlando. E assolutamente sì, perché diciamo, allora, il cristianesimo si dovrebbe fondare sulla figura del Cristo, e qui c'è la prima menzogna, perché
L'essenza cristica è unione di maschile e femminile. Sono Yeshua e Maddalena insieme, la coppia sacra che creano il Cristo. E poi c'è Yeshua che nasce uomo e attraverso il suo percorso, che è un percorso ovviamente iniziatico, trasmuta se stesso attraverso il suo stesso pathos, la via crucis. Il senso della passione di Cristo è questo: attraverso la levigazione del vile metallo, man mano si va a togliere la stratificazione delle personalità e si riscopre se stessi fatti a immagine e somiglianza del divino. Ciò significa che, tolte tutte le sovrastrutture, noi entriamo in comunicazione con il nostro divino e reale essere e con la nostra divina madre Kundalini. Ecco, quando noi riusciamo ad azzittire le voci delle molteplici personalità, dei molteplici ego che appartengono ad ogni essere umano e facciamo un vero lavoro su noi stessi, man mano andiamo a trasmutare e quindi a recuperare la nostra stessa memoria. Perché quello che ignoriamo, ed è una cosa importantissima, è che all'interno del nostro DNA abbiamo la conoscenza di ogni cosa. Il nostro cervello è un potenziale infinito, il nostro cuore è un bagaglio infinito, solo che dobbiamo imparare a riportare alla memoria quelle informazioni, e quelle informazioni vengono sommerse da tante altre voci che sono dentro di noi quotidianamente. Io, diciamo, ho sempre ragionato al contrario. Ho avuto sin da piccola una spinta verso ad andare oltre, a cercare quello che i miei stessi occhi non vedevano, ma a livello sottile io sentivo e percepivo. E chi cerca trova, a chi bussa verrà aperto. Quindi bussando tante volte, cercando, alla fine si arriva alla verità. E la vera verità non è mai esterna, è sempre un campanello, un richiamo, un'eco profonda. Chi mi ascolta a volte dice mi risuona, o chi sta leggendo il libro si identifica con la lettura stessa. Perché? Perché quello che è scritto, innanzitutto è scritto per la piccola anima che è in cammino per diventare una grande anima e quindi per riscoprire se stesso. E poi a livello intimo suona proprio come una sorta di chiamata, e a quella chiamata chi è pronto non può che rispondere sì. Bene, cioè, infatti questo lavoro io immagino che avrà una certa eco, perché in fondo parli di cose che spesso sono tenute un po' nascoste, misteriose, in una maniera anche molto particolare, perché nello stesso modo in cui tu intrecci il tuo personale viaggio con quello fatto da Yeshua e Maddalena, è come se tu, quando parli di queste cose, entri un po' in una dimensione veramente mistica, cioè, e poi riesci ad uscirne, tra l'altro. Quindi, diciamo, questa cosa rende la lettura e anche le cose che tu presenti molto accessibili, come infatti diceva anche un utente. E quindi parliamo proprio di questo viaggio, Claudio. La verità è semplice. Sì, diciamo che il mio obiettivo è arrivare a tutti, sebbene per esempio nei libri precedenti, tipo Il Codice Aureo o Le Chiavi del Tempo, ci siano argomenti complicati come la fisica, la chimica, cioè astronomia, c'è veramente un'unione di tante discipline. Nel libro Sangreal è proprio un linguaggio estremamente diretto, ed è un linguaggio che arriva veramente in linea diretta alla persona. Questo perché la verità è semplice. Dio, l'essenza divina, è semplice e il linguaggio è continuo. Fondamentalmente l'assoluto comunica con noi quotidianamente, solo che noi non riusciamo a sentire quella voce perché siamo sommersi dalle nostre matrici. In più disconosciamo il linguaggio.
Il linguaggio base è l'archetipo. L'archetipo è il numero, l'archetipo è la lettera, l'archetipo è il simbolo, l'archetipo è un'immagine. E attraverso l'archetipo noi possiamo ricostruire, perché è come il numero uno ha un valore. Noi pensiamo che sia solo un'entità numerica, ma in realtà il numero uno ha una serie di significati, e quando noi impariamo a conoscere quei significati, di fatto entriamo in relazione con l'archetipo e entriamo in comunicazione con l'assoluto, che quotidianamente cerca di sfondare le barriere che noi stessi abbiamo creato. Qualche volta riesce, qualche volta meno, però diciamo che è costante. Ti volevo chiedere, Claudio, proprio perché immagino che sia proprio la curiosità di chi segue, parlando di questo viaggio, probabilmente qualcuno non sa cos'è la via di San Michele, magari qualcuno ha sommicato, però anche su questa cosa tu hai analizzato anche questo, che è uno dei tanti, no, misteri anche della storia delle antiche civiltà. Quindi una linea che in teoria sarebbe composta da 7 punti. In realtà Sono 33. tu hai notato che non sono sette. Sono 33 punti, sono 33 epicentri, 22 esattamente in asse e altri si snodano sempre comunque appartenenti alla Via di Michele. E il libro saranno tre libri, questo è il primo. Il primo libro, San Greal, Le Orme di Maddalena sulla Via di Michele, racconta le prime 7 tappe di questa via, che nasce a Gerusalemme e arriva in Puglia. Poi ci sono altre 7 tappe in Italia e 7 tappe in Francia. Poi ci sono altri luoghi sempre connessi alla stessa via, per un totale di 33 epicentri. Numero non di certo a caso, che sia un numero esotericamente molto importante, sia rappresenta la divina Kundalini stessa. Noi, pensate, abbiamo 33 vertebre, non a caso, perché ogni cosa è collegata, l'interno e l'esterno sono sempre in comunione. Quindi noi possiamo analizzare il piccolo, il medio e il grande e troveremo sempre un filo conduttore tra quello che è l'universo, appunto, il microcosmo, il mediocosmo e il macrocosmo. Bene, questa linea, che poi è la colonna vertebrale del nostro pianeta, in questa linea scorre la sacra linfa del pianeta e i punti sono sotterraneamente tutti collegati tra loro. Affiancata a questa linea, parallelamente, abbiamo la linea di Damasco. Una veniva anticamente chiamata la linea blu o la linea del drago blu. L'altra è la linea del drago rosso o linea appunto di Damasco. In queste due linee sia si sviluppa la discendenza di Sangreal, quindi la discendenza diretta di Yeshua e Maddalena, ma che anticamente ha Hai detto origini già ad Abramo. niente. Nascono lì. Hai detto niente, voglio dire. Sì. E quindi sì, diciamo, cerco di non anticipare e spoilerare troppo, però il tema immagino che sia molto appetitoso per chi ama queste cose, perché in effetti tu confermi che c'è una discendenza di questa coppia. Assolutamente sì. Diciamo che in questo libro mi metto a nudo e parlo di me come la discendente cioè la discendente di Maria Maddalena e Yeshua, e non solo, mi invito a scoprire di più, perché, come ho già detto, cercando la verità, cercando loro, io ho trovato me. Un'origine che cerco da molto prima di questo viaggio, e che ho iniziato a esaminare a partire dai miei cognomi, perché diciamo il nome e il cognome di una persona ha sempre delle verità su quella persona. E quindi io diciamo mi chiamo Claudia Pellegrino Pellegrino, Taurino. ok, Pellegrino, è fantastico. sì, Pellegrino, che è un cognome legato, diciamo che non poteva che essere così. No. Pellegrino, che è un cognome legato
appunto in inglese peregrine, cioè pelle verde, quindi a Osiride, e Taurino è legato al toro, che sono due simboli importantissimi e che a livello iniziatico hanno una certa valenza. Io sono partita quindi da me, dal mio nome e cognome, poi è passato tanto tempo e tanta ricerca, e poi mi sono messa in viaggio per avere la conferma di tutto quello che avevo scoperto. Conferme che ho avuto, e non solo diciamo dalle immagini, dai simboli, dalle scritte, dai documenti che ho recuperato in tutta questo percorso, moltissimi recuperati per esempio a Delfi, incisi sulla pietra, come avete visto sul libro, scusate, sul video, e tanti documenti per immagini che ho appunto potuto accumulare nel corso del tempo. Oltre questo poi c'è tutto quello che man mano ho potuto ricordare. Chi leggerà il libro leggerà dei dettagli molto, molto particolari, molto dettagliati di questo racconto. Bene, questi sono dei veri e propri ricordi. Ricordi che mi appartengono e che man mano ho portato alla luce. E sebbene appunto dire determinate cose non sia semplice, io mi assumo una grande responsabilità facendo determinate dichiarazioni, anche perché tu hai letto il libro e sai bene, cioè nel libro viene meno l'istituzione ecclesiastica, vengono meno le figure che la Chiesa considera i traditori del Cristo, quando invece si scopre che sono altri i traditori del Cristo. E se sono quelle figure... Se posso, Claudia, volevo dire... Cioè, diciamo, il viaggio è fatto sulla base di punti molto particolari. Spesso abbiamo parlato di spesso megalitici, ma perché spesso le chiese sorgono su siti precedenti, assolutamente conosciuti, diciamo, dalle antiche popolazioni, che avevano un'idea completamente più, diciamo, inserita nella natura rispetto a noi, che abbiamo quasi dimenticato. Riconoscevano le nadi della matrice, semplicemente. Riconoscevano alla base del nostro del campo elettromagnetico terrestre ci sono determinati punti. Questi punti sono le cosiddette nadi della matrice, e queste nadi sono distribuite sotto forma di forme di geometria sacra. Non a caso sono allineate in un determinato modo, perché in quei punti si concentra sotterraneamente la linfa e il campo elettromagnetico terrestre si condensa. In realtà questi punti sono veri e propri ponti tra il cielo e la terra, in cui l'essere umano può entrare in relazione con l'entità divina, e non solo con le entità superiori, anche con quelle inferiori. Infatti molte nadi vengono utilizzate per scopi, diciamo, non positivi, non per il bene. Sì, io infatti dicevo proprio questo, perché comunque il fatto di visitare certe chiese, visitare certi santuari, cioè è importante, nonostante poi, insomma, bisogna capire, bisogna scremare molte cose dall'iconografia, però quei luoghi sono importanti proprio da visitare, cioè bisogna andarci per porsi delle domande, e già lì si capisce che c'è altro da approfondire rispetto al solito viaggio, diciamo. Assolutamente, diciamo che percorrere questi luoghi, a parte che a livello proprio energetico trasforma il campo energetico della persona che vive questo luogo, questi luoghi, se si vivono poi con la consapevolezza di quello che realmente sono, ci si apre ad un mondo completamente diverso, ci si apre veramente al divino, perché sono dei centri fondamentali, perché attraverso questi ponti noi abbiamo la possibilità di recuperare man mano il nostro campo elettromagnetico,
e di relazionarci sia al nostro mondo interno che al nostro mondo esterno. Non dimentichiamo che il dentro e il fuori coincidono, come diceva Ermete, come in cielo così in terra, come in alto così in basso, come dentro così fuori. Tutto l'insegnamento di Yeshua e Maddalena è basato sui principi ermetici, che sono gli stessi principi dell'ordine iniziatico e del vero cammino di trasmutazione. Oggi, diciamo che da molti anni non bastava il danni, non bastavano i danni che ha fatto l'istituzione ecclesiastica e in generale la religione, che tende a dividere comunque o a far credere che Dio, la Dea, quando viene menzionata raramente, siano qualcosa di esterno a noi. Dio è tutto, è dentro e fuori, e noi, in ognuno di noi, abbiamo un atomo che si trova all'interno del nostro cuore, che è il Nous, che è parte di Dio. Bene, se noi in mezzo a tutta la confusione, a tutte le nostre molteplici personalità, riusciamo ad entrare in contatto con quel singolo atomo che racchiude la via, la verità e la vita, noi possiamo trasformare noi stessi e veramente tornare alla nostra forma adamantina. Ovvio è che questo non è un risultato che si ottiene in un giorno. È un lavoro costante, la porta è stretta, le prove sono continue, il sacrificio è enorme. Non a caso la figura di Yeshua viene rappresentata nel suo pathos massimo, in la Via Crucis, no? E proprio vuole identificare quello che ogni iniziato deve vivere per poter veramente trasformare se stesso. Ogni iniziato deve morire a se stesso per rinascere, non come reincarnazione, ma nascere a vita vera. Gesù nel Vangelo di Tommaso dice: lasciate ai morti che seppelliscano i loro morti. E c'è un'altra frase che dice: chi vede il mondo trova un cadavere. Queste non sono, ci sono delle metafore che indicano la miseria umana che avvolge la nostra vita. Bene, se noi riconosciamo quella miseria, abbiamo l'opportunità di uscire dalla miseria stessa e di man mano recuperare la nostra missione di vita. Il vero compito per il quale siamo venuti qui sulla terra, che è fare scuola, fare esperienza, e attraverso l'esperienza, che è la vita stessa, man mano dovremmo riuscire a discernere e a ricongiungerci alla nostra parte più autentica, che è la nostra anima. Ed è a lei che io parlo. E certamente sì, infatti, è certamente a questo tipo di, insomma, di spiritualità che parla il colore, ma non solo. Cioè, immagino che lo troveranno interessante in molti che magari non, insomma, non amano questi argomenti, però comunque ne risentono l'influenza, perché poi se vai a vedere magari nel cinema, nello spettacolo, queste tematiche che possono sembrare strane o molto difficili, in realtà sono pane quotidiano, perché hanno creato di tutto su queste cose, su questi messaggi. Assolutamente. Però tu ci tieni molto all'aspetto spirituale. Sì, diciamo che c'è sempre una menzogna velata, quindi è proprio quello, è difficile fare discernimento, capire dove è l'autentica verità. E questa verità ognuno di noi la può trovare soltanto mettendosi in gioco in prima persona. Perché anche io stessa vi posso dire qualsiasi cosa, ma finché non sperimenterete voi il cammino, non potrete dire sì è così. E questo lo insegno sempre ai miei allievi. E il mio insegnamento è un insegnamento gnostico, e la gnosi
è proprio il confutare, il mettere, appunto, rendere pragmatico qualcosa che noi pensiamo sia metafisico. Ma in realtà la spiritualità non è metafisica, la spiritualità è prettamente fisica, perché trasforma non solo la nostra mente, il nostro modo di pensare, appunto il nostro aspetto metafisico, ma trasmuta il nostro corpo, il nostro contenitore biologico, che è il veicolo che porta a spasso la nostra anima. Solo che siamo così identificati nelle personalità che la voce che ci guida da dentro non la riusciamo più a sentire, non diamo più il timone a quella voce. Probabilmente leggendo il libro si riuscirà a forse non stiamo parlando più del libro, perché ecco, diciamo, io a livello di storia sarebbe carino sentire forse qualche passo. Che dici, Claudia? Sì, vorrei leggere un passo diverso da quello che ho letto alla prima presentazione, che, come ho spiegato, il libro si divide in due linee temporali. Una è la linea che racconta direttamente la storia di Yeshua a Maddalena, e un'altra è il mio personale viaggio, e sono io che parlo alla piccola anima. Quindi Maria Maddalena nel libro parla a me e io parlo all'anima della persona. E voglio iniziare questa sera con un pezzo di questo primo capitolo del libro. Va bene? Ok. I farisei e gli eretici hanno rubato le chiavi della conoscenza. Non sono entrati loro e non hanno consentito ad altri di farlo. È per questo, piccola anima, che ti racconto certe cose che non devono più essere taciute, così che tu possa riconoscere il sentiero della verità e passo per passo imparare a seguirlo. Lascio dinanzi a te le mie impronte, quelle medesime impronte che, mostratemi a mia volta, io stessa ho seguito prima di liberarmi, prima di comprendere. È la strada di coloro che sono soli e scelti. È il cammino segreto di quei pochi individui che sono qui, su questa terra, per un nobile motivo, poiché sono stati chiamati ad essere speciali ed invitati a brillare di luce propria, come stelle reggenti di infiniti mondi. È la via di quelli che custodiscono nel proprio cuore il mistero ed anelano da sempre a ritrovarlo e farlo nascere nuovamente, riportandolo alla luce. Anche loro, come te e me, in principio erano anime piccole, spaesate, indifese, confuse. Anche loro, proprio come per te ora, non ricordavano nulla, erano dimentiche di essere, dimentiche di se stesse. Oggi però, dopo aver attraversato il mare ed imparato a camminare sulle sue acque, si sono finalmente riconosciute nella propria grandezza. Certo, non è stato facile, non lo è per nessuno di noi e non lo sarà neanche per te, piccola anima. Sappi sin d'ora che ci vogliono molto impegno e volontà, ma soprattutto ci vuole tanto, tanto coraggio. Vinti dalla fatica e dalla prova, se non si è abbastanza forti, si tende a cambiare strada e ad abbandonare. Ma proprio nel momento in cui si è tentati alla resa e quasi quasi si sta per cedere, ci si scopre realmente. Ciò accade solo quando le piccole anime decidono di abbandonarsi totalmente e rimettersi nelle mani sapienziali di Dio e della Dea. Gli intrecci del destino sono sempre complicati e spesso, prima di conoscere chi siamo ed imparare realmente a splendere, abbiamo bisogno di una spinta che ci dia la chiave giusta e ci metta in condizione di sperimentare e fare esperienza. A me è successo,
La mia chiave è stata un viaggio speciale che mi ha insegnato passo per passo le fondamenta del vero cammino iniziatico. Un viaggio che ho intrapreso rispondendo alla chiamata, in cerca della verità, in cerca della Maddalena. Un viaggio ispirato sulla via di Michael, che mi ha portato a ripercorrere le impronte del passato, fino a farmi riconoscere nel mio presente. Mossa da una fede viva, capace di spostare le montagne e far compiere ogni tipo di miracolo. Molto interessante come spunto, ma allora le domande sono tante, io l'ho letto, insomma le domande sarebbero tante, però io immagino che le più pruriginose siano. Uno, innanzitutto, è una figura piuttosto molto controversa, quella della Maddalena. Nella tua, diciamo, lettura, chi è Maria Maddalena? Maddalena è la compagna, moglie di Yeshua e la grandiosa maestra. Lei è la componente femminile del Cristo. È una grandiosa iniziata. Lei era somma sacerdotessa del Tempio di Gerusalemme a soli 26 anni. Era riconosciuta nel mondo perché, appunto, per la sua potenza, per il suo fare sacro, per la sua maestria, per il suo sommo potere, ed era temuta dalle caste sacerdotali, temuta dalle caste dei filosofi e degli studiosi del sacro, che cercavano di oscurarne in ogni modo possibile, appunto, la luce che risplendeva in lei. E proprio per oscurarla, cioè gli stessi seguaci di Yeshua hanno tentato di oscurarne la memoria. E poi tutto quello che è accaduto dopo la crocifissione. Il libro si apre con appunto la storia narrata della resurrezione di Yeshua e di questo viaggio che inizia, e dove Maddalena in principio è sola con le sue sorelle e i suoi fratelli, e solo dopo si rincontra con Yeshua, perché Yeshua è impegnato ad accendere il fuoco sulla via di Damasco, mentre lei deve spargere la semenza sulla via di Michael. Una figura così grande, con un potere così grande, somma sacerdotessa del Tempio di Gerusalemme, che significa somma sacerdotessa di Iside. Lei viene consacrata all'ordine e consacrata al ruolo di somma sacerdotessa da Madre Maria, madre di Yeshua, anche lei somma sacerdotessa del Tempio, come era stata nonna Anna. Quindi la linea di discendenza e di ruolo nell'ordine misterico che va da generazione in generazione, che passa da madre in figlio, e che Maria Maddalena riceve per iniziazione, per il suo sacro fare, per quello che lei stessa ha trasmutato nel suo cammino. Ci sono dei racconti nei Vangeli che mostrano la figura di Maddalena come se fosse indemoniata. C'è un racconto che racconta che appunto Yeshua la liberò dai 7 demoni. In realtà questo aneddoto raccontato è una metafora che spiega proprio la sublimazione del vizio in virtù. Tutti noi iniziati siamo chiamati a questa metamorfosi, siamo chiamati a sottomettere il drago, così come rappresenta la figura di Michael, perché noi vediamo sempre l'arcangelo Michele che doma il drago, che sottomette il proprio istinto bestiale, il proprio vizio, e trasmuta attraverso il suo lavoro su se stesso quel vizio in virtù. A tal proposito voglio raccontare e voglio anche leggervi un passo molto bello del libro, che parla dell'incontro, del primo incontro tra Yeshua e Maddalena,
che avvenne il giorno del battesimo di Yeshua, fatto per mano del Battista, dopo che lui era stato 7 anni, non, ve lo leggo così, entriamo direttamente nel vivo del racconto. Grazie. Il primo incontro. Nelle acque di quelle terre greche, lei in questo momento si trova a Rodi, nelle acque di quelle terre greche, nel tragitto per tornare all'isola di Rodi, ripensai al primo incontro con il mio amato Yeshua. Quando accadde, ero al fiume, quello chiamato Giordano, che segna il confine naturale tra la Giordania ed Israele. Lui, il mio amato, era appena tornato dall'India, dove era stato per 7 anni presso i monasteri. Io mi ritrovavo lì con le mie sorelle per assistere ai battesimi che sarebbero stati celebrati in quel giorno. Lo notai subito tra quella folla che era giunta sulle rive per partecipare alla celebrazione. La parola del Battista era ascoltata da diverse persone appartenenti a vari culti e da gruppi rivoluzionari per quel tempo, che anelavano a ribaltare le istituzioni sacerdotali, ormai divenute colluse. Per questi motivi quel giorno c'era davvero tanta gente. Lui, il mio amato Yeshua, si distingueva tra tutti. La sua aura era luminosa, si vedeva a gran distanza. A quel tempo avevo quasi 26 anni, mentre io ne avevo 19. Giovanni lo chiamò per ultimo e lo battezzò nelle acque di quel fiume. Lo battezzò nell'acqua, nel fuoco e nella luce e lo consacrò al Sacro Ordine MV. Finita la cerimonia, le mie sorelle, Marta ed Esther, andarono a parlare con il Battista per prendere accordi sulle celebrazioni al fuoco dei nuovi fratelli e sorelle che erano stati battezzati e consacrati. L'iniziazione al fuoco sacro era una cosa che competeva a noi, in qualità di sacerdotesse del Tempio, ognuna con il suo ruolo e grado. Io, dopo aver fatto loro cenno con la mano per far capire che ci saremmo visti dopo, mi allontanai e mi diressi verso l'albero di ciliegio che tanto amavo, il quale si trovava poco lontano da lì, sulla riva del fiume. Quel posto era il mio angolo segreto, che sempre raggiungevo in solitaria dopo le celebrazioni. Lì mi connettevo con gli elementali della natura, appagando i miei sensi con il canto degli uccelli e la vista di quel paesaggio bucolico, perfetto, pieno di grazia e luce. Quel giorno indossavo una veste gialla, che bagnai entrando in acqua, spinta da una farfalla blu cobalto, che volando in cerchio sopra la mia testa mi aveva indotto a seguirla. Ero chinata nell'intento di sollevare il vestito, quando alzai lo sguardo e vidi Yeshua, lì, davanti a me. Sobbalzai e nel guardare i suoi occhi, così scuri e profondi, che in un lampo si unirono ai miei, sentii un forte eco, ed il cuore accelerò. Lo riconobbi subito. Era lui il re che stavo aspettando, il mio re. Si presentò con riverenza, prendendo la mia mano con garbo e delicatezza, guardandomi fissa, e poi sorrise, e anch'io sorrisi, emozionata dalla sensazione che provavo. Nel tempo, prima di quel giorno, avevo spesso sentito parlare di lui e i racconti in merito alla sua vita mi avevano affascinata. Sapevo che era un profeta e che ogni sua parola diventava compiuta. Avevo anche sentito parlare di alcuni miracoli che lo riguardavano, della sua nascita e della sua famiglia, stirpe di Davide. Sapevo anche che sua madre, Madre Maria, discendente di Re Salomone, era la somma sacerdotessa del Tempio di Gerusalemme, mentre io e le mie sorelle eravamo sacerdotesse a Magdala. Scusate, ho perso il segno. Ok. Essendo di stirpe regale, eredi della regina di Saba,
potevamo operare a Gerusalemme, nel Tempio di Salomone, ma facendo capo a lei, che era signora e sovrana del santuario. Il sacro ordine era lo stesso, MV, unico ordine a cui la Cassa dei Sacerdoti si sottometteva, poiché lo riconosceva come il santo ordine venuto direttamente da Dio. Anche Yeshua aveva sentito parlare di me e del mio ruolo sacro. Ero quasi papessa, stavo per ricevere l'ultima iniziazione che mi avrebbe reso somma sacerdotessa di Magdala a soli 19 anni appena compiuti. E il fatto che fossi così giovane per quel grado aveva fatto vociferare molte persone, diverse delle quali ritenevano che la mia rapida ascesa nell'ordine fosse dovuta al fatto che io fossi molto bella e che utilizzassi il mio sacro ruolo di iniziatrice al fuoco per ricevere i benefici dagli uomini delle adunanze, attratti dalla mia bellezza. Cosa che non era vera, piuttosto architettata per screditare il mio nome e la mia persona, che già da piccolissima era sapiente e faceva paura alle casse sacerdotali che avevano creato il pettegolezzo. Quel giorno, che poi fu il giorno santo in cui ci incontrammo per la prima volta e ci riconoscemmo, il mio amato Yeshua era vestito con un saio beige e un gilet di colore azzurro chiaro. Lo guardai da capo a piedi e pensai che oltre ad avere una storia affascinante era proprio un bell'uomo, la cui sola vicinanza mi faceva arrossire, alimentando il mio fuoco interiore. Parlammo a lungo, seduti sotto quell'albero che amavo. Poi venne la sera e, distesi sulla riva, guardammo il cielo e le sue stelle, dimenticando tutto il resto, finché non ci addormentammo, ritrovandoci abbracciati per il freddo e per quella sensazione di naturale appartenenza che ci catturò fino all'alba successiva. Quando il sole si alzò, quasi a fatica, ci salutammo. E poi continua. Ovviamente, a parte la storia è veramente bella da leggere, se poi si pensa alla storia di chi si sta narrando, quello che pensavo, è ovvio, Claudia, che tu sei consapevole e preparata al tipo di critiche che riceverai inevitabilmente. Assolutamente. Questo penso che sia anche un po' banale da dire. Non lo so, pensavo a questa cosa, in particolare anche al fatto che buona parte della storia, che comunque non è nel primo volume, è in Italia. Cioè, sì. Non solo, ma da un certo punto in poi la storia diventa a tre e non più a due, fondamentalmente. Quindi, in che senso? Che c'è una discendenza, diciamo, a quattro della coppia, a quasi a quattro, diciamo. A succedere. Quindi Maddalena parte insieme al suo piccolino che ha già 3 anni, si chiama Giacomo, e poi nasce la bambina che viene chiamata Sara. Sara perché significa principessa. Principessa. Sì. Ti voglio dire una cosa, siccome ci sono diversi santuari che insomma sono molto al femminile in Italia, ce ne sono di molto importanti, poi ce n'è uno di cui ti volevo parlare, il monogramma mariano, cioè quindi diciamo questa sigla MV, tu lo tratti sotto il punto di vista di un ordine. Quindi assolutamente. Non è un semplice simbolo per come ne parli tu. Quindi non no. È... Il simbolo di riconoscimento proprio del sacro ordine a cui appartenevano Yeshua e Maria Maddalena. E se diciamo la Chiesa considera, dice che significa Maria assunta, sì. Ma non è vero, è una M e una V. Il retro del libro fa vedere il sacro sigillo, sì, originale, e chi appunto. Cioè, si vede chiaramente che è una M e una W.
che poi qualcuno, diciamo, che adesso lo ha visto, lo ritroverà andando in chiesa, lo ritroverà spesso. Insomma. Assolutamente. Ci sono determinate chiese, determinati luoghi dove lei è stata e dove negli affreschi soprattutto noi possiamo riconoscerla. Molti quando vedono la figura di Maria tendono a confondere, ma c'è un particolare che distingue Maria madre di Yeshua da Maria Maddalena ed è il manto rosso. Lì dove noi troviamo il manto rosso abbiamo davanti Maria Maddalena, cosa che invece la Chiesa ci confonde e fa, diciamo, confonde le figure, perché in realtà la Chiesa ha sempre avuto paura del sacro potere femminile, che è il sacro femminino. Bene, il sacro femminino è un potere enorme, è il sommo potere a cui si accede solo attraverso un lavoro durissimo che prevede la complementarietà degli opposti. Essere nel sacro femminino non significa essere una donna. Una donna è propensa ad accedere a questo potere. Si dice donna mezza dea, perché la donna è il veicolo, la donna è la coppa, la donna è potenzialmente il Graal, perché proprio attraverso la vulva della donna e attraverso il lavoro con la sublimazione dell'energia sessuale noi possiamo cuocere il vile metallo, e cuocendo il vile metallo, che è il nostro sangue, la nostra materia grezza, mano a mano trasmutare e da quel vile metallo farne oro. Molti luoghi identificati con MV, non è poco, insomma, io non volevo spoilerare il libro, però diciamo che quanto al messaggio, diciamo che è stato abbastanza esplicito. Beh, appunto, la verità è semplice e deve arrivare in maniera diretta, perché non è più tempo di fronzoli, non è più tempo di girare intorno alle informazioni, è tempo di dare a tutti un'opportunità. Oggi leggevo uno dei miei studi, è basato sui cicli che riguardano il mondo. Bene, di questi cicli fatti da 33 anni, di cui leggerete nel codice aureo chi vuole approfondire, partono nell'anno zero. L'anno zero è considerato come l'anno in cui è stata data una nuova opportunità al mondo. Sono 63 date per 62 cicli da 23. È tutto un calcolo matematico. Come ultimo ciclo, che racchiude gli ultimi 99 anni, l'ultimo ciclo nasce nel 1980, che è anche la data della mia nascita. Ha una data intermedia nel 2013 e si concluderà nel 2046. Proprio oggi leggevo la notizia che è previsto l'impatto di un asteroide. Esatto, nel 2046. Bene, questa notizia che è uscita solo oggi, diciamo che io sono anni che comunico questa informazione e sono anni che cerco di piantare nuovi semi, perché noi abbiamo fondamentalmente poco tempo per redimerci come umanità. E possiamo redimerci come umanità solo conoscendo la verità. La verità non è per tutti, e non che non è una discriminazione che io faccio, ma è una discriminazione che chi riceve queste informazioni fa da se stesso. Chi non è pronto a questa verità non è pronto a questo cammino, e non è un essere più o meno. È semplicemente essere in linea con il proprio percorso.
Le anime hanno una strada da compiere e non tutte le anime sono pronte a fare il salto. Nella Bibbia, nei Vangeli, si parla di molti, di una quantità veramente piccola di persone. Yeshua dice: sceglierò tra voi uno su mille e due su diecimila, e coloro che sceglierò diventeranno come un solo essere. In altri mezzi, in altri modi, si parla dei 144.000. Bene, il mio lavoro è per quelle anime, per mostrare quello che è l'insegnamento, quello che è la via, la verità e la vita che i grandiosi maestri hanno insegnato, e riportare alla memoria questo contenuto, affinché chi lo riceve abbia proprio una possibilità, possa comprendere quali sono le basi del cammino, possa approcciarsi al cammino stesso e iniziare questo sentiero. E attraverso questo viaggio, che è un viaggio, già chi legge il libro in realtà leggerà il nostro viaggio, quello mio e quello di Maria Maddalena, ma allo stesso momento, leggendo il nostro viaggio, farà un viaggio dentro se stesso, e se sarà pronto si muoveranno delle cose. È la parola che entra come un seme. Infatti è una, diciamo, è un'ottima, non dico chiusura, Claudia, però è un'ottima, diciamo, fine della presentazione del libro e inizio di quello che è poi l'esperienza che ognuno avrà leggendolo. Perché anche rivelare, io sono sicuro che molti vorranno sapere dei fili, del percorso, dove va, però non è così che funziona. È come quando si parla di alcuni luoghi, andarci è un'altra cosa. Si può descrivere un luogo, si può descrivere una basilica, un qualche posto, però bisogna andarci. Questo è quello che secondo me può essere ricollegato al tuo lavoro. Quindi chi ha questo tipo di stimolo, insomma, leggetelo, è molto interessante. Se qualcuno, avevamo parlato con Claudia del fatto di poter riservare magari gli ultimi minuti a qualche domanda, qualcuno l'ha fatta, magari se chi ci pensa vuole scriverla. Ti volevo chiedere, Claudia, se puoi nominare qualche luogo italiano che fa parte del secondo volume, magari per suscitare un po' di interesse, immagino. Beh, noi in Italia abbiamo due epicentri della Via Michelita, che sono Monte Sant'Angelo sul Gargano e la Sagra di San Michele. E poi ci sono altre città tipo Pisa, Perugia, la stessa Roma, e anche se fa parte non dei principali epicentri, Genova. Genova ha un santuario molto particolare, tra l'altro io mi trovai a visitare questo santuario, che il Ponte Morandi era appena caduto, erano passati circa 10 giorni. Un'altra particolarità di chi leggerà il libro e vedrà, insomma, che può veramente confutare le date, è che insieme a questo viaggio sono accadute degli eventi che hanno riguardato il mondo, molto particolari, e quasi ogni evento precedeva il mio arrivo in quel posto. Ad esempio, non in Italia ma ad Atene, c'era stato 2 settimane prima, anzi manco una settimana prima, un grande incendio che aveva ucciso 178 persone, e io sono passata proprio in quella strada. E nel libro viene descritto, e si capisce anche il perché di questi eventi. Sono stata a Rodi, siamo stati a Rodi, e 2 giorni prima era stato incendiato il simbolo di Rodi, che è il Bosco delle Farfalle. Oppure appunto in Italia la caduta del Ponte Morandi, che non a caso collegava, e ora collega di nuovo, Milano, che è Mediolanum, ovvero la città di mezzo, a Genova, che è la città dedicata a Yahweh, che è il nome di Dio impronunciabile.
Quindi ci sono diversi luoghi in Italia. La stessa Firenze è collegata alla linea Micherita. Sono almeno sette i santuari principali. E ad esempio Perugia c'è un simbolo importantissimo che è la Torre di Pisa, ma nessuno sa quello che c'è dietro la Torre di Pisa, che è il Lucifero caduto. Perché noi c'è un motto alchemico che dice: per poter sublimare se stessi bisogna rubare il fuoco al diavolo. E iconograficamente la Torre di Pisa, che rappresenta proprio la Divina Madre Kundalini, la torre appunto, e non a caso è pendente, alle spalle ha la figura del Lucifero. Ma tutti questi aspetti, che sono aspetti prettamente mistici, che spiegano e che rappresentano il cammino stesso, non vengono mai messi alla luce. E di conseguenza chi osserva, anche nell'osservare il luogo, non si comprende il senso del luogo stesso. Il luogo ci racconta una storia, tutti i luoghi ci raccontano una storia, ma la differenza la facciamo noi e come riusciamo a connetterci a quel luogo, quello che lasciamo che il luogo stesso ci racconti. E ce lo racconta come? Attraverso le immagini, attraverso i simboli e attraverso l'archetipo, che è un linguaggio che tutti possiamo apprendere. Ricordate una cosa, il simbolo, l'archetipo, è uno strumento di condizionamento. Significa che l'essere umano subisce un condizionamento continuo. Perché siamo bombardati dai simboli, siamo bombardati dalla comunicazione subliminale e l'unico modo che abbiamo per svegliarci è conoscere cosa quel simbolo ci sta raccontando. E una volta che conosciamo l'archetipo, il linguaggio è semplice, è come una lingua sconosciuta. Più ci addentriamo nella materia, più riusciamo a capire e a cogliere quella lingua segreta, che è la lingua di Dio. E che purtroppo, in effetti, capisco perfettamente, che purtroppo spesso, insomma, oggi il simbolo o comunque diciamo l'archetipo, cioè vengono usate per fare marketing, quando invece anticamente sembrerebbe proprio che fosse usato per elevare spiritualmente le persone. Detto questo, così una mia aggiunta. Ma è assolutamente così. Tieni conto che tutta la comunicazione subliminale si basa sull'archetipo ed è un condizionamento continuo. Invece, anticamente si conosceva il simbolo, si conosceva la geometria sacra, si conosceva il valore dell'archetipo e attraverso l'archetipo la coscienza umana si può elevare. Ovviamente l'archetipo da solo non basta senza il duro lavoro iniziatico. Certo. Se ti volevo chiedere, Claudia, se hai intenzione di leggere un brano o se vuoi sentire qualche domanda. Sentiamo le domande e poi concludiamo con un altro brano. Un paio, insomma, due o tre, perché poi, come ti dicevo, rimetto tutto alla lettura del libro. Allora, qui abbiamo questa domanda. Allora, qui ci chiedono. In quale, non so se le leggi tu, in quale libro o dove parla di Maddalena in Francia? Nel terzo volume. Nel terzo volume. Ancora, sì, non è ancora uscito, diciamo che siamo al Però primo. a breve, perché considerando la velocità con la quale scrivi No, con e la velocità la con tua la quale capacità. mi obbligano a scrivere. Però riesci, quindi evidentemente. È perché, diciamo, è l'ispirazione. Sul concetto di tempo rielaborato da Claudia, vi invito veramente a leggere Le chiavi del tempo e a prendere, insomma, visione dell'orologio aureo per chi non lo conoscesse, perché sono veramente, veramente particolari. E anche
in questo discorso, diciamo, il numero ha un peso importante, perché come ti dicevo, hai citato Importantissimo. il 216, il 72 in questo libro, che non sono numeretti buttati lì per il lotto, però insomma, chi lo sa guardare sa Assolutamente capire. no. Luca chiede, sì, scusami. Rispetto a questi due numeri, visto che li hai citati, non posso che dire una cosa. 216 sono le schiere degli angeli e sono le parti che compongono il nome di Dio, il vero nome di Dio, che in totale è composto da 216 grafemi più 72, per un totale di 288. In questo numero 216 ci sono le gerarchie degli angeli. E c'è tutta la discendenza che appunto nasce da Dio, dal Dio inteso come intelligenza suprema, come super capo di tutto il creato, e man mano appunto ci sono le sue emanazioni. Le prime 72 emanazioni che sono gli dei, ovvero i suoi attributi e qualità eterne, e poi 216 che sono le schiere angeliche. Gli angeli, i nomi degli angeli. Grazie. Allora, dicevo che c'è Luca che chiede, in questo tempo stai raccontando in rete la tua storia, ma al mondo intero quando verrà svelata la verità? Posso rispondere io? Adesso. Adesso. C'è il libro, è fatto proprio per quello. C'è chi ti fa i complimenti perché per l'esposizione molto chiara e devo dire che il libro è altrettanto chiaro, scorrevole e piacevole. Non so, qualcuno chiede un parere Nel su libro non Cronopio. racconto, ci tengo a precisare, nel libro non racconto solo la mia storia è da supporto alla storia vera, cioè nella mia storia troverete le prove, il senso di quello che ho trovato, troverete tutte le sincronicità che appunto ho portato alla luce, tutti i messaggi che sono emersi, ma la verità esce con questo primo libro e poi seguirà negli altri due. E il racconto di quello che è accaduto dopo la crocifissione di Yeshua e di qual è il piano che il rabbì aveva per noi, piano che arriva fino a me, che ho il compito di riportare questo piano alla luce e alla conoscenza di tutti. E mi assumo tutte le responsabilità delle mie dichiarazioni. Certo. Infatti, no, volevo anche citare, diciamo, la precedente intervista che hai fatto con un altro Antonio, che anche lì Sì, Antonio hai D'Antonio. parlato del libro, forse anche sotto altri aspetti che qui non abbiamo Sì. affrontato. Quindi rimando quell'intervista, magari la metterò nel link sotto la descrizione. E quindi ti dicevo questa cosa, un parere su Sacromonte di Varese, non so se. Non saprei. No, So non che puoi sono dire passata qualcosa. da Bene. Varese. Mi Claudia, dispiace. io direi che la presentazione è abbastanza chiara di quello che è il lavoro, diciamo, della passione che tu hai messo in questa cosa e di quanto sia anche pesante sotto un certo punto di vista. E quindi, a parte, ti ringrazio per aver partecipato di nuovo a una serata qui. E non so Grazie a se vuoi te. aggiungere qualcosa, dimmi tu. No, io voglio chiudere con un pezzo del libro. Benissimo. E se per te va bene, io dopo la tua lettura ripasserei quel filmato, ma perché secondo me la musica è veramente spettacolare ed introduce molto bene all'argomento trattato. Quindi grazie per un altro brano che ci offri, come tra l'altro volevo sottolineare che hai offerto anche in anteprima il download Il diciamo, del tuo PDF lavoro. del libro, sì. Per l'8 e il 9 marzo è stato gratuito, insomma, ho dato la possibilità di scaricarlo gratuitamente. È una E cosa devo dire che davvero abbiamo molto. avuto tanti, insomma, hanno scaricato tantissime persone. E tutte persone che hanno iniziato subito a leggere il libro, molti dei quali già mi hanno scritto, e la cosa meravigliosa è che chi legge il libro
sente e riconosce la verità. E quindi veramente il mio invito è a leggerlo questo libro. Posso E dire una adesso. cosa mia personale? Comprate il cartaceo perché su quegli diavoli di schermi non è la stessa cosa. Beh, ma poi veramente, cioè, è Veramente un'altra merito. cosa leggere i libri nel cartaceo, è oggettivamente una cosa Oggettivamente totalmente merito. diversa. Certo. Allora, Cosa leggi, Claudia? concludo con il finale del capitolo 0. Il libro ha 40 capitoli, 20 sono a voce diretta di Maria Maddalena e 20 sono a voce mia. All'ora tarda, quando la città rimase deserta, io e il bambino ci imbarcammo. Giuseppe di Arimatea aveva incaricato alcuni uomini a portarmi nuovi abiti, non regali, in modo che potessi camuffare la mia presenza, qualora ve ne fosse stata la necessità. Con erbe e crema d'acero mi tinsi perfino i capelli e ovviamente mi spogliai di tutti i miei monili, così da rendere la mia figura il più umile possibile, davanti alle folle che avrei incontrato in quelle terre straniere. Portai con me anche il baule con le vesti da officiante e il baule delle spezie. Sapevo che avremmo presenziato a molti riti, pertanto era opportuno che io e le mie sorelle avessimo con noi tutto il necessario. Lasciai Yeshua con molto dolore, ma sapevo che era la cosa giusta. Mi avrebbe raggiunta non appena sarebbe stato pronto. Quello che doveva fare in Siria era fondamentale per la riuscita del piano e le mie angustie non dovevano in alcun modo ostacolarlo. Pertanto, nel salutarlo, mi mostrai serena. Fu un viaggio estenuante. Impiegammo diversi giorni di navigazione e di viaggio nell'entroterra, prima di raggiungere Rodi, Simi, Atene, Delfi, Ioannina e Corfù. Poi sbarcammo in Apulia e attraversammo tutto il continente. Del mio passaggio, ovunque ho lasciato traccia, che rimarrà nei secoli dei secoli, passando da bocca a bocca e da orecchio ad altro orecchio. Le mie impronte saranno ripercorse nel tempo, fino a quando un giorno non arriverai tu, figlia mia, tu che sei la stessa me, nata di nuovo, e ancora una volta percorrerai la strada che io stessa ho fatto e mi ricorderai. Io sono la prima e l'ultima, io sono la prostituta e la santa. Io sono te. In ogni luogo in cui fui, anche tu sarai, e segnerai con la croce quelle mura che un tempo, per dartene memoria, furono dipinte con le immagini che raccontano la mia storia, che è la nostra storia, una storia segreta che solo una, al tempo perfetto, avrebbe mai raccontato. Tu, figlia mia, che un giorno, in un futuro lontano, solcherai le mie orme, rimarcandole con le tue. Sappi che quando il piano sarà svelato al mondo, quando tu, che sei me, ti rivelerai, quello sarà il tempo della fine, come io e Yeshua fummo inizio. Bellissimo Claudia, ringrazio te, di nuovo Grazie ripresento il libro e ci diamo appuntamento per il secondo volume. a tutti. Assolutamente. Grazie Claudia e buona serata a te e a tutti i Buon collaboratori. viaggio. Grazie a tutti, buona serata. Buona serata. Yeshua, Miriam.
Shine.